Abbiamo oggi la fortuna di avere delle terapie sulle quali contare. Molto è cambiato e molto sta cambiando. Le cardiomiopatie danno scompenso, le cardiomiopatie danno aritmie e quindi in questo ambito abbiamo da dire tantissime cose, ma soprattutto danno sintomi per riallacciarci alla relazione del dottor Di Toro. Quindi la terapia è sempre stata una terapia basata sui sintomi, perché quando c'è il sintomo il paziente arriva da noi. Però oggi dobbiamo puntare invece su una terapia più precoce, una terapia che possa prevenire l'evoluzione della malattia, la storia naturale della malattia, dare valore anche a questo lavoro di screening che facciamo sulle famiglie, cioè dobbiamo giocare d'anticipo. E le nuove conoscenze danno naturalmente anche dei nuovi punti di vista, è come guardare la malattia da un'altra prospettiva. Perché negli ultimi 50 anni, quindi partendo da quella data che la professoressa ha citato come la data del primo trapianto, negli anni si è passati da una concezione di scompenso basata solo sul deficit di pompa, alla concezione di un adattamento al sovraccarico di volume, ed oggi invece parliamo della scoperta dei sistemi neuroormonali come punto proprio cruciale sul quale si basano le nuove terapie. Quindi il sistema renina-angiotensina-aldosterone e il sistema dei peptidi natriuretici. Quindi questo cambiamento di conoscenze ha fatto sì che mentre inizialmente usavamo una strategia di tipo sintomatico, quindi basata fondamentalmente sul diuretico, il diuretico che è quello che toglie la sensazione di dispnea, che fa sgonfiare le caviglie, l'uso della digitale che aumentava la forza di contrattile del cuore, siamo passati poi ad una fase successiva con l'uso dei vasodilatatori, mentre oggi si è consolidata una terapia che già da anni è partita con l'utilizzo di beta bloccanti, ACE inibitori e sartani, ma ancora di più, vedremo nelle prossime slides, ha trovato un supporto notevole in nuovi farmaci che sono stati poi ormai introdotti ufficialmente con le linee guida sullo scompenso riaggiornate ad agosto di quest'anno. Quindi è importante che nella terapia ci sia il contrasto dell'attivazione neuroormonale. Quindi, partendo da quella difficile diapositiva che era l'ultima della mia presentazione, nella quale parlavamo di categorie di malattia basate sul numero della frazione di iniezione, diciamo che è importante per noi, partendo da questo numerino che il dottor Giuliani vi ha fatto vedere nel referto, stabilire l'eziologia della nostra malattia, quindi della cardiomiopatia, e poi iniziare il trattamento. Quindi sicuramente dobbiamo fare quello che dicevamo, è stato fatto sin da sempre, cioè ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita, ma dobbiamo rallentare la malattia, ridurre il numero di ospedalizzazioni, quindi di ricoveri, e aumentare la sopravvivenza del paziente. Quindi per avere un inizio precoce di questa terapia abbiamo bisogno di voi pazienti che avete un ruolo attivo nel segnalare quelli che sono i vostri sintomi, e poi abbiamo bisogno anche di una collaborazione non solo con l'equipe multidisciplinare, quindi tutti i colleghi che la professoressa ha presentato nelle prime slides, ma anche del medico di famiglia, perché queste nuove terapie hanno bisogno di piani terapeutici, ad esempio, hanno bisogno di tanta burocrazia che in passato non c'era, però c'è bisogno anche di seguire bene il paziente. Non sempre il paziente può tornare da noi per avere un feedback su come sono gli esami del sangue, sul funzionamento della terapia nuova che abbiamo iniziato e così via. Naturalmente lo stile di vita deve essere monitorato, non si può mangiare con troppo sale, bisogna fare un po' di attività fisica, introdurre pochi liquidi e automonitorarsi, quindi misurare la pressione, la frequenza e controllare se si hanno edemi e come è la nostra diuresi, quindi se siamo
in grado di avere un'efficacia della terapia che stiamo assumendo. Quindi un punto chiave è quello che dico adesso, è una terapia, quella dello scompenso e delle cardiomiopatie, che è associativa. Quindi questo per rispondere alla domanda di qualche paziente che dice: dottoressa, ma perché tanti farmaci? Perché in realtà questi quattro farmaci che vedete qui elencati, quindi quattro categorie, sono farmaci che devono essere assunti contemporaneamente per avere un'efficacia maggiore, tant'è che le linee guida parlano proprio di queste terapie alle quali poi si possono aggiungere delle nuove terapie. Quindi quali sono queste terapie? Sono gli ACE inibitori o i sartani, che adesso vedremo bloccano il sistema renina-angiotensina, gli antialdosteronici che bloccano sempre lo stesso sistema però a livello dell'aldosterone, poi i beta bloccanti che antagonizzano il sistema nervoso simpatico e i nuovi farmaci che sono gli inibitori della neprilisina e gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio, quindi le cosiddette gliflozine. Non ci soffermiamo sulle terapie che vedrete poi illustrate dai colleghi che parleranno dopo di me, che sono quelle un po' più interventistiche. Per quanto riguarda gli ACE inibitori, due parole, perché non voglio annoiarvi, ma soltanto dire che ACE inibitori e sartani sono farmaci che agiscono sullo stesso sistema ma a due livelli diversi. Vedete che gli ACE inibitori agiscono inibendo questo enzima, quindi bloccano il passaggio dell'angiotensina 1 ad angiotensina 2, parola difficile, ma è un vasocostrittore, quindi è una sostanza che fa ridurre il calibro delle arteriole e quindi crea una serie di effetti dannosi poi sull'organismo, che partono come meccanismi di compenso di questo scompenso, ma poi creano problematiche ancora più gravi. E poi i sartani invece, che sono un po', io dico sempre, dei cugini, un po' in maniera grossolana, dei cugini dell'ACE inibitore, degli ACE inibitori, che agiscono invece bloccando proprio il recettore sulla cellula, quindi bloccano quello che è un po' il contenitore che riceve l'angiotensina seconda, e quindi come effetto finale hanno un effetto simile a quello degli ACE inibitori, ma devono essere utilizzati al posto dell'ACE inibitore quando l'ACE inibitore non è tollerato, per esempio per la comparsa di tosse, che sarà successa anche a qualcuno di voi. Quindi questi farmaci sono molto importanti, perché questo blocco sempre di questo sistema renina-angiotensina-aldosterone è fondamentale. I beta bloccanti sono dei farmaci che bloccano i recettori beta adrenergici. Abbiamo quelli non selettivi che vedete in rosa e quelli selettivi, che sono quelli che utilizziamo di più oggi, fra cui ricordiamo il bisoprololo, il metoprololo in particolare. E questi farmaci, così come gli ACE inibitori, hanno mostrato essere in grado di ridurre la mortalità e l'ospedalizzazione, che sono poi gli endpoint primari degli studi clinici che li hanno utilizzati per poi farli introdurre nelle linee guida. I diuretici sono farmaci che sono necessari per il paziente, perché c'è spesso la necessità di ridurre il sovraccarico di volume, che è quello di cui abbiamo parlato prima. Però ecco le novità, e quindi ci avviamo comunque verso un po' la conclusione. Ma le nuove terapie cosa hanno come novità? Che associano ad un sartano, che è il valsartan, il sacubitril, che è un inibitore della neprilisina. Quindi ne risulta un sale che è stato talmente efficace nel migliorare la sopravvivenza e quindi ridurre le ospedalizzazioni dei pazienti, che gli studi effettuati per analizzare l'efficacia di questo farmaco sono stati interrotti per eccesso di efficacia. E quindi questa terapia, che è quella che si chiama Entresto, per dire il nome che magari molti di voi conoscono,
ha permesso davvero di rallentare la progressione della malattia rispetto al passato, e a partire dal 2016 ad oggi, in effetti, l'utilizzo di questo farmaco nella nostra pratica clinica ha fatto vedere delle sostanziali differenze, quindi sia in termini di miglioramento dei sintomi, ma anche di miglioramento proprio della contrattilità, quindi di quel numero che è la frazione di eiezione, che partendo da un valore ridotto è andato migliorando, ecco, verso valori anche a volte di normalità. Come efficacia, ecco, comunque questo farmaco ha mostrato di avere un'efficacia maggiore del 20% rispetto a quello all'efficacia dell'ACE inibitore o del sartano, quindi è importante anche questo paragone, questo confronto con l'ACE inibitore, che era un farmaco che per noi contava veramente tanto. Questi farmaci non devono essere somministrati insieme all'ACE inibitore, quindi quando qualcuno di voi ha iniziato ad assumerlo vi sarà stato detto di sospendere l'ACE inibitore per un certo numero di ore e poi di iniziare ad assumere sacubitril valsartan, che viene titolato, quindi aumentato fino alla dose massima se tollerato, e comporta anche un effetto diuretico, tant'è che ci consente di sospendere o ridurre il diuretico, quindi la furosemide. Quindi gli ARNI, questi farmaci di cui abbiamo appena parlato, sono stati nelle linee guida introdotti addirittura a livello intraospedaliero, cioè mentre il paziente era ancora ricoverato, con la raccomandazione di rivedere poi il paziente entro 6 settimane per poter tentare di titolare, quindi di aumentare il farmaco, perché maggiore è la dose assunta, naturalmente maggiore è l'efficacia. Questo farmaco però è indicato in pazienti con una frazione di eiezione ridotta, quindi la novità invece importantissima, ecco, che vi presento, e poi dopo questa diciamo che chiudiamo poi il discorso sullo scompenso, praticamente abbiamo la possibilità di utilizzare questo farmaco, che quindi è un inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio che veniva utilizzato nei diabetici, scoperta fatta quindi nell'ambito di studi che non prevedevano pazienti con scompenso, ha portato però a capire che questo è un farmaco che riduce notevolmente, significativamente, sia la mortalità che la morbilità, quindi il numero di ospedalizzazioni, e la qualità di vita migliora molto anche in pazienti con una frazione di eiezione non ridotta, quindi soltanto lievemente ridotta, ed anche non diabetici. Quindi questi farmaci vengono utilizzati con un dosaggio già titolato, quindi non c'è neanche la difficoltà di doverlo aumentare, vedere se il paziente lo tollera, e ci stanno dando molte soddisfazioni. Poi soltanto un cenno a un farmaco che viene utilizzato per pazienti con scompenso molto avanzato, che si chiama vericiguat, però non ci soffermiamo perché non è un farmaco in questo momento di vostro interesse. E poi un cenno al fatto che ci sono invece malattie, quindi cardiomiopatie, di cui poi si parlerà più tardi, che hanno una terapia proprio specifica, quindi sono malattie molto rare, quindi è difficile categorizzarle nell'ambito di forme ipertrofiche soltanto, perché a volte diventano anche ipocinetiche, però la fortuna è avere una terapia specifica, che è una terapia enzimatica che va a sostituire l'enzima mancante fondamentalmente. Parliamo della malattia di Anderson-Fabry e ad esempio della malattia di Morchio. Noi abbiamo dei pazienti che fanno queste terapie. Anche la cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva ha una terapia specifica, che è il mavacamten, e mi fermo qui perché sarebbe troppo lungo spiegare tutto. Grazie per l'attenzione.